L'anarco-insurrezionalismo costituisce oggi il vero terrorismo che può offendere il nostro paese. Non esistono aree di matrice brigatista. È il capo della polizia, Antonio Manganelli, ad indicare chiaramente qual è la minaccia, il vero pericolo. Lo fa oggi a Roma durante la festa della polizia per i 160 anni dalla sua fondazione, a pochi giorni dagli attentati che hanno scosso l'Italia. L'agguato di Genova contro Roberto Adinolfi, dirigente di Finmeccanica, rivendicato dal FAI, e l'esplosione davanti alla scuola di Brindisi, sulla quale, ripete, le migliori forze investigative dello Stato stanno lavorando per capirne la matrice. Il capo della polizia riprende l'allarme lanciato nei giorni scorsi dal direttore della Agenzia di Sicurezza Interna, Giorgio Piccirillo. Si possono prevedere salti di qualità in termini di aggressione fisica, aveva detto, e questo ha avuto un puntuale riscontro a Genova. Una manifestazione, quella di oggi, nella quale lo Stato, nella persona del Presidente della Repubblica, dice grazie a quanti tutti i giorni mettono a rischio la loro vita per garantire la democrazia. L'altissimo tributo di sangue versato dalle forze dell'ordine, scrive Napolitano in un messaggio, sia di monito a mantenere alto il livello di attenzione rispetto alle pericolose forme di violenza destinate a sfociare in atti di terrorismo. Lo Stato dunque è pronto ad affrontare la sfida. Siamo tutti chiamati a tenere alta la guardia, dice dal palco il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri nel ribadire l'impegno contro il terrorismo. E proprio oggi tornano a farsi sentire le BR, con un volantino recapitato nelle redazioni di alcuni quotidiani nel quale campeggia la stella a 5 punte. Brindisi è una strage di Stato, come Piazza Fontana, scrivono, tentando di alzare il livello dello scontro. Colpiremo i leader politici, attaccheremo la Confindustria, il sistema bancario e i loro servi giornalisti. La Digos sta facendo degli accertamenti. Dopo 7 giorni di indagini, rilievi, testimonianze, trionfalismi e smentite, ad una settimana dalla bomba che ha cancellato il futuro di una ragazzina e segnato per sempre nel corpo e nella mente le sue compagne di scuola, è lì che si torna alla bomba, anzi ancor prima alla sua fabbricazione. Sofisticata o solo apparentemente semplice per depistare le indagini, tutto questo resta un mistero. E spunta dalle tenebre della notte prima dell'attentato un pick-up bianco che alcuni testimoni avrebbero visto passare tra i palazzoni di periferia sul piazzale della scuola. L'unica auto ad aggirarsi quella notte nell'area che ancora oggi, con la scuola aperta e il viavai continuo di gente, viene battuta alla ricerca di indizi dagli investigatori. E nel tentativo di tracciare un profilo dell'assassino e sul tipo di esplosivo che si concentrano gli inquirenti, ad oggi l'unico dato certo sono quelle 3 bombole di gas con sopra un rilevatore di presenza azionato a distanza da un comando elettrico. Ma i dubbi si concentrano ora sul contenuto delle bombole, perché in passato inneschi simili non hanno mai funzionato, ed è questo a far sospettare che l'attentatore non sia un folle con semplici rudimenti di elettronica, ma un esperto in grado di maneggiare cariche al plastico, peggio ancora di inserire all'interno delle bombole svuotate un innesco per poi ricaricarle. Domani, contro ogni intimidazione, i ragazzi di tutta Italia scenderanno in piazza Brindisi in segno di solidarietà e vicinanza al papà di Melissa, che oggi, incontrando i pubblici ministeri, ha detto: abbiamo fiducia nella giustizia, mentre nella casa di Mesagne resta il vuoto lasciato da Melissa e dalla mamma, ancora ricoverata in ospedale in stato di shock.